Mi hanno segnalato che avevo l'audio disattivato del mio microfono, molto bene, quindi ho parlato da solo per tutto il tempo. E comunque, niente, allora ripercorro brevemente quello che avevo detto nella scorsa diretta, che se qualcuno si vuole vedere senza audio del microfono mio, quello della sessione si sentiva. Comunque adesso dovrebbe essere giusto, credo. So se qualcuno mi può confermare. Grande Enrico, che è all'ascolto. Non sapevo nemmeno avessi Twitch, cioè almeno credo che dovresti avere Twitch per potermi rispondere. Allora, niente, questo era il brano che volevo analizzare. Faccio una cosa da 10 minuti, super breve, anzi così non si perde tempo, quello di prima di mezz'ora. Allora, in questo brano abbiamo una batteria tutta fatta MIDI. Io qui ho splittato tutti i canali. Invece di usare il drum rack che è in muto, entro su ogni canale separato come fosse un'entrata audio, in modo da avere qui un compressore sull'intera batteria e poi tutte le, i vari, come si chiama? I vari plugin, tipo qui c'è un compressore sulla cassa, eccetera. Questa batteria non ha molte particolarità, ci sono un po' di velocity che danno un po' il senso di dinamica. Quindi questo è un po' l'effetto finale. Sì, nulla di incredibile su questa batteria. Anzi, quando l'avevo scritto, un po' anche me ne ero pentito. Questo brano è stato scritto in gennaio, da come si può vedere il titolo, gennaio 2017. E il titolo poi finale è Abajur. Se andate su Spotify, scrivete Holograph, è il primo brano del disco, dell'album. Qui abbiamo dei piatti rovesciati che poi vengono non rovesciati. Vediamo se riuscirò a stare dentro 10 minuti stavolta. Qui abbiamo un riser fatto da un synth, da Massive, e questo fa credo sia l'inviluppo del riser. E quindi fa così. E poi questo è la parte di pad che l'avevo fatta con un Roland a rack. Infatti qui si vede user 034 e questo è il MIDI che sparavo dentro il Roland. E questa è la traccia audio che usciva e che è questo pad qua. Qui come si può vedere poi entra un basso e fa questo effetto qua, vabbè. Poi qui ci sono degli hits, sono come dei colpi d'arco. Il basso, molto semplice. Qui cos'è? Doppio basso, qui c'è sia Serum che Massive, sentiamoli separati cosa fanno. Ecco, probabilmente Serum dà la parte un po' più alta, c'è anche un analizzatore di spettro qua, quindi possiamo anche vedere. Attiviamolo. Sì, praticamente
Uno da un po' la parte un po' più alta distorta e Massive dalla ciccia sotto perché mancava. Quindi il totale è questo bassone qua. Poi ci sono questi placchettini, sono layerati, quindi fanno la stessa identica parte, ma una un po' più alta e una un po' più bassa. E questo fa. Probabilmente no, non credo sia lo stesso suono. Non credo. No, no, sono due suoni diversi. E niente, questi qua la particolarità è che sono tutti un po' spostati. Non sono ben allineati, fanno un po' quell'effetto che si vede qui, un po' quell'effetto spezzato, che qua tipo che inciampa, sembri, soprattutto in questo punto qua che è tanto spostato, dà un po' l'effetto di inciampo. Totale è così. Ok, poi qui abbiamo un Rhodes che fa il bridge. Particolarità di questo Rhodes è che alterna sempre due accordi. Questo è un Re maggiore e questo un accordo un po' aperto, nel senso che adesso vi spiego. Qua il basso fa Re, quindi sopra. Questo, allora si può anche fare forse questo lavoretto qui, vediamo, che fa vedere, eccole là, fa vedere i due midi sovrapposti. Praticamente quando fa re diventa un re maggiore, quando fa diventa un fa, questo si è la quarta e poi il do è la quinta. Poi di nuovo re maggiore, poi invece di fare fa si. Quindi diventa si, questo diventa una seconda e questo fa diesis diventa la quinta e qui di nuovo il si che è l'ottava più alta. Quindi diciamo mantenendo l'accordo di base il basso lo rivolta e poi di nuovo qua do diesis. Quindi questo qua è un po' il giochino che fa durante il bridge, che se noi lo sentiamo è questo. Poi sentirà il sì, occhio. Ha tipo creato un po' di tensione questo quel sì là, un po' inaspettato perché magari uno si aspetta l'accordo che ho sentito prima. Poi ci sono qua dei super so, vabbè, con due linee. Ascoltiamoli un attimo. Ok, super so sono altro che del. In questo caso un dente di sega un po' strambo, se non è il classico, che il classico è questo, e con un po' di unisono che fa proprio l'effetto aperto, perché sennò senza. Sarebbe chiuso. Arpeggiatore. Poi c'è il lead, che è la parte che io suono dal vivo. Anch'io. Un altro lead qua, che è tutto un po' strano.
La cosa più carina sono i chops vocali, che sono presi da questa traccia qui. Se non li ascoltiamo. Ok, la traccia originale era questa. Your intention. Da cui sono stati presi I've got a nail spot. e pitchati. Anche se non sembra neanche la stessa, perché il pitch li cambia parecchio. È questa. With her nail spot. You won't see the sun. You won't see this moment as a sign. E i vari chops da soli sarebbero questi. Con questi 8 ho fatto tutte le melodie, che sono queste. Quindi nel bridge cambia, che è questa. Qui c'è un autotune che un po' li sistema, perché altrimenti alcuni hanno delle stonature. Ma non è usato come i trapper. E niente, qua c'è un looperator, che è questo plugin che fa degli effetti. Qua fa uno spezzato, qui un filtro che sembra una vocale E, e qua un è un po' una sorta di tape down, e questo. Qua si vede che si attiva. Insomma, nel totale viene fuori questo. Farò qualche commento durante il play del brano, se mi vengono in mente. Siamo a 12 minuti, quindi dai, arriviamo a 15 per chiudo. C'è quel giochino del basso. Qua.
possiamo vedere che si attiva l'operator quando arriva qua. C'è un filtro che si chiude pian pianino. Fine. Vabbè, dai, l'ho spiegato due volte, ma va bene lo stesso. E questa volta nella metà del tempo, quindi dai, ho detto le cose essenziali senza perdere tempo. E dai, grazie ai ragazzi che erano in ascolto. E prossima volta vediamo un brano invece cantato, che è il secondo brano del mio disco. Se per chi ha voglia, se lo vuole ascoltare prima, così sa di cosa andrò a parlare. E che si intitola, io c'ho il nome quello provvisorio, però è By My Side, ecco, By My Side, con Jolie and the Key. Vediamo cosa scrive Michele. Grazie mille per il video. Sto cominciando in questi giorni ad imparare a usare Ableton e avere la possibilità di vedere come sono fatti i tuoi pezzi. È veramente interessante. Grande. Quindi, Michele, mi fa super piacere che questa è la mia primissima diretta. E spero nelle prossime di dare qualche trucchetto in più. Oggi sono stato un po' sintetico, però ce ne sono abbastanza. Magari vediamo di fare anche una cosa più interattiva in cui mi fai le domande. Ecco, dai. Ce ne sono alcune, tra l'altro, se vuoi ti posso rispondere. Vediamo. Tempo. Girovago nella sessione. Niente, sono staccati. Va bene. E dai, alla prossima. E grazie a tutti.